e in Italia tanti ragazzi non sanno la grammatica. Nel mondo quasi 800 milioni di persone non sanno né leggere né scrivere e 77 milioni di bambini non hanno una scuola dove andare. Lo denuncia l'UNESCO. Da noi invece c'è l'analfabetismo di ritorno. Elisabetta Mirarchi. Un mio amico una volta sul tema scrisse, invece di L' ebbrezza, l'ebbrezza di vivere, scrisse le staccato brezza. E qualche mia compagna ha detto che la Calabria si trova in Sicilia e che l'Abruzzo si trova in Toscana. Sui verbi. Sbagliano congiuntivi, verbi sui e verbi. Ridono della loro beata ignoranza o dei compagni di classe. Non conoscono il linguaggio, ma riscrivono un nuovo linguaggio. La parola che ormai è diventata uno status symbol è questa parola che è scialla. Che vuol dire tranquillo, insomma, poi può essere usato per tutto. Diciamo, a volte le storpiamo, le accorciamo. Ragazzi d'Occidente, dove le porte della scuola, almeno sulla carta, sono aperte a tutti, eppure in Italia. Il 5% della popolazione adulta in piena età lavorativa, tra i 14 e i 65 anni, quindi uno su 20, e non sa né leggere né scrivere, non sa distinguere una lettera dall'altra. E c'è un dato sconcertante. 20 milioni di italiani nell'ultimo anno non hanno letto neanche un libro. E allora cosa c'è mai da ridere? È quello che si chiama riso sardonico. È questo. È il riso di difesa rispetto a quello che non piace.